Questo programma è offerto da Autonoleggio, PM Servizi, SRL. Affiliato Avis Budget Group presso Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme. Polsai Assicurazioni, agente generale dottor Vincenzo Ferraro. Ci trovi a Piazza Rotonda 6, Palazzo Bertucci, alla Mezza Terme e a Chiaravalle Centrale, Corso Gregorio Stagliano, numero 395. Telefono 0968 44 8301 oppure 349 13 35 728. Lancia la sua candidatura a sindaco, quindi è ufficiale, hai proferito il tuo sì e non hai detto il fatidico no, quindi giochiamo, facciamo il gioco inverso, perché ora siamo abituati a dire il fatidico sì, invece Milena ha detto no, cioè io non ha detto sì, il fatidico ho detto no. Sì alla mia città, ho detto sì alla mia città in un momento in cui penso che la mia città ha bisogno di tutti noi, non di Milena Liotta, ha bisogno di ciascuno di noi. E quindi io, come si dice, da protagonista della politica, perché il protagonista è quell'ariete che per primo con la testa cerca di sfondare un muro, no? E di dare il colpo decisivo per aprire una nuova opportunità, una nuova ventata così di ossigeno per questa città, ho detto sì, io ci metto la faccia, ce la metto perché sento che questo è il momento necessario per farlo, non giusto, perché forse i momenti giusti quelli li decidono i cittadini, se è giusto che io lo faccia o no. Io dico che è necessario che io lo faccia, poi i cittadini decideranno se è giusto. E ti senti pronta? Io sono pronta, mi sento pronta. Volevo farti una domanda, tu sei una testatura, nel senso benevolo, sì. Sei una donna molto determinata, ecco. Tu sei una donna del PD, sei stata una donna del PD, sei nato nel centro-sinistra, hai sempre frequentato ambienti di centro-sinistra, nonché... La Margherita, diciamo che è stata la mia iniziale candidatura, diciamo, l'elezione è avvenuta con la Margherita. Però poi tu... siamo confluiti sì, esatto. Nel PD. Nel PD, però dobbiamo dire che tu non sei stata trattata bene dal PD. Insomma, poi con l'entrata di Gianluca Cuda, che mi ricordo che tu con Gianluca Cuda eri una vecchia amicizia quando eravate bambini. Sì, è vero. Ho saputo, non so se è vero, sì, è vero che è vero. Lo portavi al poligono insieme a tuo è fratello. Vero. No, a mio marito. Tuo marito, sì, scusi. Perché Gianfranco era istruttore di tiro a piattello e lui insieme ad altri ragazzini frequentava la scuola di tiro e quindi li accompagnavamo in giro per l'Italia a sostenere i vari campionati. E lui mangiamo? Era un gran mangione. Quanto mangiamo? Perché io preparavo i panini naturalmente per tutta la comitiva e quindi mangiava almeno due panini con la cotoletta con tutto ciò salutiamo Gianluca Cuda, certo, che è un amico, certo, politicamente non c'è stato questo legame, questa affinità politicamente insieme al mio gruppo abbiamo contrastato il metodo operativo che lui ha adottato all'interno del partito, nel senso che noi abbiamo contestato la mancanza di rispetto delle regole e quindi questo ha creato il nostro poi allontanamento che diceva qua, ce l'ho qua, diceva Liotta sì. Del PD, Cuda vuole un direttivo, dicevi tu, amico e lontano dagli interessi della città. Sì. Dicevo questo perché in effetti poi si è rivelato fino in fondo, questa è una verità che oggi
trova riscontro nella realtà, nella quotidianità, perché se noi pronunciamo il nome del candidato sindaco del PD, io per prima ti rispondo, non la conosco. Parliamo in questo caso, facciamo nome e cognome, parliamo dell'architetto Morano, sì, che è la, diciamo, la candidata proposta dal PD, cioè, dal PD oggi, non ufficializzata ancora. Non ufficializzata, però, il nome, diciamo, che il PD ha diciamo, indicato dopo il nome del segretario cittadino, perché prima aveva indicato il nome del segretario cittadino Antonio Sirianni e poi successivamente, siccome Antonio ha fatto un passo indietro che noi onestamente non abbiamo compreso, perché per noi il tavolo era quello che avevamo messo in piedi insieme al PD e quindi non abbiamo compreso questa sua scelta. No, onestamente no, non sono nemmeno testata del PD, no, una donna che viene è stata sempre nella ricordità, diciamo. Non la conosco. Avremo modo di conoscerla, di incontrarla. Ma qua se sarà lei poi effettivamente la candidata, cioè, sarà già l'ufficializzazione, diciamo, probabilmente. Allora, però io dico, Milena, tu hai dichiarato di noi cittadini, ma abbiamo il dovere di offrire alla città un'alternativa di centrosinistra credibile. E io ti faccio una domanda: ti reputi credibile? Mi reputo profondamente credibile. Mi reputo profondamente credibile, e questo lo dico con un briciolo di presunzione e chiedo scusa ai miei concittadini, ma lo dico perché la mia storia politica è supportata da atti, comportamenti, scelte che ancora oggi sono visibili e ancora oggi, a distanza di anni, in tanti riconoscono attraverso queste scelte e queste opere l'incisività della mia azione politica. E parlo in modo particolare del mondo della scuola, dove io ho avuto l'onore di occuparmi in qualità di assessore alla pubblica istruzione del patrimonio scolastico cittadino, che ancora naturalmente ha grandissimi problemi. Con questo non voglio dire che il nostro è un patrimonio che ha bisogno di tantissimi interventi, però in quel periodo di tempo in cui io ebbi l'onore di rivestire questo incarico e l'onere, l'ho fatto cercando di mettere a fuoco e a frutto tutte quelle iniziative, quegli interventi utili per migliorare strutturalmente le nostre scuole. Intanto per spostare dalle strutture pubbliche tutti gli istituti scolastici, perché noi avevamo in città disseminati in diversi appartamenti, magazzini, diverse scuole pubbliche. Quindi una prima scelta è stata quella di azzerare tutti questi fitti passivi, che ammontavano a circa 400.000 euro al mese di fitti passivi, e dirottare tutte le scuole, le classi, nelle strutture pubbliche. Poi l'altra finalità è stata quella di rendere la scuola pubblica la più bella e la più decorosa possibile, perché la scuola pubblica è il primo ambiente col quale il bambino impatta come pubblico, nel senso che esce dalla propria casetta, bella, carina, curata, e poi va a scuola, no? La scuola dell'infanzia. E magari non trova quell'ambiente bello, pulito, ordinato che ha lasciato a casa. Infatti tu parli anche di ambiente trasparente, tu parli proprio di trasparenza, quindi vuol dire che non c'è stata trasparenza in questi anni, oppure c'è stata, non l'abbiamo vista, tu pensi L'ultimo periodo sicuramente è stato molto nebuloso, e quindi di sicuro la trasparenza è mancata in tutti i sensi, perché la trasparenza è un valore politico. La trasparenza è un valore aggiunto, è il nervo della politica. Sì, perché fondamentalmente le scelte devono essere non solo condivise, perché la gente ha bisogno di partecipare attivamente alle scelte che l'amministrazione fa, ma devono essere comprese, cioè uno deve capire fino in fondo che cosa sta facendo e perché lo fa. Perché quando tu... Ti chiedo scusa, forse mi volevi fare una domanda. Quando per esempio... Dobbiamo farti tante domande, dobbiamo dare anche la possibilità dell'eventuale... Certo. Perché quando per esempio politicamente immagini, no, di adottare una determinata scelta, è perché o hai già una visione e quindi sai che quella scelta potrebbe avere ricadute positive sulla tua comunità, o perché insieme, diciamo, a gruppi tecnici, di esperti, hai capito che quella scelta è la migliore rispetto ad altre, oppure perché comunque negli anni ci sono state delle esigenze particolari che ti hanno, tra virgolette, indotto a fare quella scelta che è l'unica possibile in quel momento. Quindi diciamo che le scelte nella politica possono essere condizionate da tanti aspetti. L'importanza è che quella scelta sia condivisa, sia compresa, quindi la gente deve avere la possibilità di capire perché si è fatta quella scelta. Milena, e si è apprezzata. Devo fare delle domande che faccio anche agli altri ospiti che vengono tutti i giorni, perché
Ci sono dei passaggi importanti. Sappiamo che il nostro comune è stato sciolto per infiltrazioni mafiose col Consiglio di Stato. Si parla di questo, tutti parlano del monito che sul decreto ha messo, diciamo, il Consiglio di Stato. Questo monito come viene interpretato da parte tua? Io sono rimasta molto colpita, naturalmente, perché è un segnale forte che lo Stato manda alla nostra città, a noi tutti indistintamente, non solo alla politica. Vuol dire che viviamo una vera emergenza. Noi ci dobbiamo rendere conto che la nostra è una città in emergenza. E quando c'è una situazione emergenziale, come nelle famiglie, bisogna correre ai ripari. Nelle famiglie, ad esempio, quando c'è purtroppo una malattia di qualche componente, bisogna subito capire quali sono le terapie giuste, magari prima fare una buona diagnosi, capire quali sono le terapie giuste, e la famiglia in maniera solidale, no, si abbraccia intorno al soggetto più debole. Così dovrebbe fare la città. In questo momento la città, secondo me, dovrebbe trovare il maggior raccordo possibile, la maggior unione possibile. Io addirittura avrei auspicato due squadre in campo, cioè per come la vedo io, proprio sulla base del monito della sentenza dei giudici del Consiglio di Stato. Avrei dal canto mio sperato che ci fosse una maturità tale politica da dare alla città la risposta che merita rispetto all'impegno che noi mettiamo in campo, cioè quello di dire: siamo due squadre, abbiamo due programmi distinti, abbiamo dei componenti distinti, dei giocatori distinti. Ci proponiamo alla città con questa chiarezza e con questa trasparenza, e sulla base di questa chiarezza e di questa trasparenza vi chiediamo il voto. Diciamo che questo è un tipo una partita di calcio, mettiamola così. Questo è un messaggio che ha lanciato anche, devo dire, Rosario Riccardo Viola, però sai che è impossibile. Però ricordate perché siamo arrivati siamo a questa città proposta. Di 80.000 sì, abitanti, ma siamo arrivati a questa proposta perché siamo in una condizione emergenziale. Se noi fossimo una città normale, questa proposta sarebbe del tutto, diciamo, ridicola. Cioè, io l'ho detto perché siamo in una situazione di emergenza, e se noi non capiamo questo vuol dire che non abbiamo capito il monito che il Consiglio di Stato ci rivolge. Perché è vero che sarebbe una sorta di legaccio alla democrazia che noi mettiamo, no? Perché è un contenimento della rappresentanza, un contenimento dell'impegno, ma è anche vero che abbiamo necessità di fare pulizia, abbiamo necessità di far capire alla città che non siamo condizionabili, che non siamo permeabili, ma siamo soggetti politici che hanno una loro precisa identità, hanno una loro precisa coesione all'interno, perché condividono un programma, condividono un percorso e insieme vogliono costruire un'alternativa credibile per la città. Quindi non è una volontà, diciamo, di ridurre la democrazia, è una risposta a un'emergenza. Come una febbre altissima, devi assolutamente prendere una dose di farmaco più forte. Subito una tachipirina. Che forse non è nemmeno sufficiente. Intanto quindi voglio ricordare, Giovanni, che siamo in diretta, sono le 15:28, aspettiamo le vostre telefonate per conoscere, e messaggi su WhatsApp. Esatto, per conoscere Milena e saperne di più. 0968 52 20 24, vi aspettiamo. Però Milena, io una domanda sulle liste te la vorrei porre, perché io intanto vorrei chiederti da quante liste sarai sostenuta. Spero non da 20, perché sennò Allora, noi stiamo lavorando su una lista, come abbiamo sempre detto. Considera che noi stiamo lavorando però col polo civico, che io ho aperto subito dopo il fallimento del tavolo di centrosinistra, perché ho avvertito l'esigenza, insieme a Francesco Grandinetti, proprio di dare quel questa senso di unità. Con noi è programmato tra 8-9 giorni. Quindi fallito il tavolo col centrosinistra, perché il PD purtroppo ha dimostrato ancora di essere fragile, diciamo così, di non aver quella maturità politica per affrontare in maniera seria una competizione come quella attuale, perché non si può arrivare alla vigilia delle elezioni per indicare il candidato sindaco, no? Questo è chiaro. Siamo molto in ritardo. Siamo tutti molto in ritardo. Siamo molto in ritardo. Solo che il senso bisogna valutare bene i soggetti delle liste. E sarà molto difficile. Molto. Il senso civico mi ha spinta, insieme a Francesco Grandinetti, a fare un discorso unitario. E per fare questo discorso unitario abbiamo messo in piedi, appunto l'indomani del crollo del tavolo di centrosinistra, questo polo civico,
col quale ci stiamo proponendo alla città per aggregare, in particolare anche l'associazione Bene Comune guidata da Rosario Piccione, all'associazione di Nicolino Pane di Grano, a tante associazioni che... Cioè potreste viaggiare insieme? Certo. Quindi, certo. E tu faresti un passo indietro come candidata a sindaco? E questo è da valutare, perché naturalmente la disponibilità a fare i passi indietro c'è sempre tutta quando la finalità... Quando comune, l'insieme, ecco, raggiunge lo stesso obiettivo. Bravo, ci consente di fare tutti insieme un passo in avanti. Naturalmente io sono pronta a fare un passo indietro laddove c'è la possibilità di fare insieme non un piccolo passo in avanti, perché non ci servirebbe, perché noi abbiamo l'esigenza di arrivare al ballottaggio, diciamocelo chiaramente. Sì, certo. Perché altrimenti vuol dire che non abbiamo capito nulla, perché se lavoriamo soltanto per la nostra elezione al Consiglio Comunale, diciamo che la città non ne ha grandi benefici. Però sì, ritornando sulle liste, quindi non avremo sorprese, alla fine sarà una lista pulita, una con lista persone, di persone che, non hanno che rappresentano il mondo dell'associazionismo lametino. Come sarà la stessa domanda che ho fatto pure ieri a Piccione, come valuterete i nominativi uno per uno della vostra lista? Perché è un compito difficile e non è facile trovare le persone. Abbiamo un responsabile che si occuperà proprio della cristallinità, chiamiamola così. Di questa famosa trasparenza. Di questa famosa trasparenza e la necessità di avere persone che abbiano intanto un profilo. Perché è giusto, perché non ci si improvvisa politicamente, nemmeno nel fare il consigliere comunale. Perché il consigliere comunale è un ruolo che richiede un certo impegno e una certa conoscenza. Quindi bisogna essere, tra virgolette, preparati. Non è facile arrivare così e amministrare, secondo me, un'impresa, una cosa, amministrare un'amministrazione comunale o un'altra, perché è molto più complessa. Molto più complessa. Perciò io sto dicendo, sono detto anche da stampa. Quindi noi abbiamo un responsabile che si occuperà proprio di questo aspetto e la valutazione, ti ripeto, parte intanto da questa espressione del mondo dell'associazionismo. Perché? Perché ho ritenuto che questo mondo in città sia stato il solo che abbia continuato ad operare, a soffrire, a sudare, ad impegnarsi nonostante la grave mancanza della politica. E quindi è a questo mondo che voglio dare rappresentatività, a questo mondo che ha saputo, nonostante le lacune della politica, reagire. Nonostante diciamo non solo l'assenza della politica, ma anche le negatività che a volte la politica ha messo in piedi, ha saputo reagire e ha continuato a lavorare ad operare per quel benedetto bene comune che tutti proclamiamo ma che in pochissimi pratichiamo. Ieri l'abbiamo detto, l'abbiamo chiesto anche a Rosario, questo bene comune, se realmente sarà fatto il bene comune oppure il bene del singolo, una volta arrivati poi su quella poltrona a cui tutti ambiscono. Quindi Milena, la faccio anche a te, perché mi sono ripromessa di farla ad ognuno. Arrivata lì, in quell'angolo di poltrona che tutti, a cui tutti ambiscono, continuerai ad essere te stessa, quindi a mantenere fede al tuo programma politico, o invece ti dimenticherai di quello non che mi chiamerai Milena Liotta? Lo dici adesso, poi lo mantieni anche dopo. Allora, ma non è un problema di mantenere, perché io non devo fare nessuno sforzo. Io devo semplicemente avere da parte dei cittadini il mandato pieno. Io voglio ricostruire con loro un vincolo fiduciario. Io non ho bisogno di raccogliere consensi, io voglio fiducia dai miei cittadini. Io voglio va guadagnata sul campo e va naturalmente spesa a vantaggio del bene comune. Perché il bene comune di cui tanto si parla è quel famoso bene che non riguarda il singolo nella sua individualità, ma che riguarda quelle grandi scelte politiche che sono capaci di offrire opportunità alla comunità nella sua interezza. Quindi il bene comune sta al di sopra dell'interesse dei singoli e lo sta fino al punto che ciascuno, attraverso quel bene comune, che è l'obiettivo massimo che l'amministrazione deve raggiungere, può realizzare la propria vita pienamente, perché poi la differenza naturalmente la fanno i talenti, la fanno le competenze, gli studi, la preparazione, l'impegno, la pervicacia, ma il comune deve creare opportunità in modo che tutti i cittadini indistintamente abbiano la possibilità di realizzare il loro sogno di vita, dal poter fare il piccolo bar, a poter avviare l'attività commerciale, al poter fare l'iniziativa culturale, al poter avere la spiaggia con le infrastrutture per installare un grande albergo per la ricettività, a rimettere in moto un'economia di cui Lamezia attualmente è povera. Nel tuo programma c'è tutto questo. Nel mio programma ci sono tante cose che guardano a questa città con grande attenzione. Milena, io ti voglio fare una domanda che sono uscito sulla stampa in questi giorni. Allora, innanzitutto sai
che Ruggero Pegna sta valutando un po' le liste, la sì. situazione della sua azienda, perché essendo un professionista del settore, un imprenditore, si guarda prima gli interessi della sua azienda che è cresciuto così bene e poi se è il caso si mette in politica. Capisco, posso capirlo. E infatti dice sto valutando, a brevissimo deciderò, è una questione di ore che sapremo se ufficialmente sarà il candidato di centrodestra. Sì. Perciò un pensiero velocissimo perché ci sono gli altri. Diciamo che partiamo da due impostazioni diverse. Lui è un imprenditore, io sono un politico. Allora facciamo una sintesi veloce. Io sono un politico, lui è un imprenditore. Cioè io non riesco a vedermi con un altro profilo e dentro un'altra cornice. Io sono un politico. Non faccio politica, io sono un politico, che è diverso. Lui è un imprenditore. Guarda, io ho una telefonata, si... però sì? Siccome è sbagliato è che mi ha chiamato sul cellulare Vandaferro. Io gli dico, dovrei rispondere a Vandaferro perché Vandaferro, siamo in diretta, Vanda, ti chiedo scusa. Se ti do un numero, ci puoi chiamare in diretta che dovremmo parlare con te un minutino sulla situazione politica alla Metina? Salutami. Allora aspetta, no, non mi fare dichiarazione però perché saluto. A casa non sente niente nessuno. Magari vediamo se riusciamo così artigianalmente a sentirla. Va. Metini, perché dovete sentire? Cioè... No, ecco perché ti dico questo. Ecco, no, perché sul c'è una dichiarazione di Pasquale Matarazzo che dice che la candidatura di Ruggero Pegna è voluta da Vandaferro. Vuoi rispondere a questo? No, ribadisco, la candidatura è voluta da una coalizione, ma da chi è stato al tavolo non Vandaferro, nel rispetto della classe dirigente La Metina, che vede un vicepresidente provinciale, un componente dell'esecutivo nazionale, nonché altri due del provinciale, Aversa, Vescio, Grandinetti, rispondono a pieno titolo, alla poi che ovviamente sia a me gradita, nel senso che io ho grande stima di Ruggero, si sa da sempre. Vabbè, certo, avete collaborato pure insieme, mi ricordo bene. Salutami. Esattamente, quindi insomma non ho altro da aggiungere, insomma, non so, mi risulta tra parentesi che questa proposizione sia stata fatta dalla coalizione tutta, non da di Ruggero Pegna. Ma siccome è uscita sui giornali, è uscita su alcuni online, si faceva il tuo nome. Il primo nome portato dai tre partiti della coalizione sia Ruggero Pegna, quindi forse avrà confuso probabilmente l'interlocutore. Pasquale Matarazzo. Ecco, l'ingegnere. Sì, esatto, l'ingegnere Matarazzo. Quindi dovrebbe parlare non di Fratelli Italia, ma credo della coalizione, della Lega e di Forza Italia. Noi siamo un centrodestra unito sulla Lamezia, che ha deciso unitariamente da come mi è stato comunicato sulla candidatura di Pegna, che ovviamente trovo una candidatura di buon spessore. Bene, nulla togliere agli altri. Bene, Vanda, io ti chiedo scusa. Dimmi, cara. Un'altra cosa. E nel rispetto delle persone, noi siamo una classe dirigente che rispetta i ruoli, ma soprattutto che rispetta quello che poi è il volere di chi vive quotidianamente certe realtà. Quindi non ci sostituiamo, se non ovviamente in casi in cui non si dovessero condividere delle scelte, ad una classe dirigente che ha pieno titolo a parlare, a decidere, a comportarsi. Per quanto mi riguarda, Fratelli d'Italia ha questo stile che ha sempre avuto e che continuerà ad avere, quindi non ci sono né padrini né padroni politici. Grazie onorevole Ferro, grazie Vanda. Grazie. Ti saluta Milena Liotti che è qua in diretta con noi. Ciao Vanda. Affettuoso a voi, a tutta la Lamezia, mi auguro veramente che possa essere insomma una stagione importante per i lamechini. Popolo che ho sempre amato, città alla quale ho sempre voluto bene e che vi porto nel cuore. Grazie, saluti anche dalla Maria Chiara Caruso. Grazie, ricambio, un abbraccio. Ciao, 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 buon lavoro. Bene, è arrivata sul cellulare. Giovanni, di contattarci allo 0968 52. Sì, però ha fatto un errore perché lei mi voleva contattare proprio per questo. No, ma io lo ricordo che è uscito. Perché ieri, Milena, sono arrivati i messaggi dopo che abbiamo finito la trasmissione. Arrivo la telefonata dopo. Quindi, però noi abbiamo un'ora. Siamo in diretta. Abbiamo parlato di Ruggero Pegna. Per il momento chiuso l'argomento. Poi c'è la candidatura della Morano che già ti sei espresso prima. Ma ti ripeto, non la conosci. Non la conosci, perciò non puoi dire.
cioè, però per te è un viso sconosciuto, insomma, ti sarei fatto un'idea, qualcosa, insomma, poi sei una politica, ti sarei informato, non mi dire che non sei informato perché non ci credo, perché è una che è una candidata al sindaco, insomma. Non ti vuoi sbilanciare. Non ne riconosco il profilo politico, quindi avrei difficoltà rispetto al profilo politico, proprio per la ragione che dicevo prima, cioè la mia candidatura a sindaco non nasce, come diceva prima bene Chiara, dalla sera alla mattina, perché uno si occupa di tante cose interessanti. Ci sono dei percorsi, no? Ma anche per fare, condivido con te. Qualunque mestiere, qualunque professione, qualunque arte, devi fare un minimo di cammino, no? Di percorso. Ci vogliono una serie di qualità. Certo, ci vogliono delle competenze, delle qualità e delle conoscenze che non si imparano dietro i banchi. Poi Paolo Mascaro è un altro candidato, secondo me lui è uno molto convinto e quindi fa la sua strada. Con questa purtroppo pendenza che ancora c'è sull'incandidabilità, speriamo bene, perché altrimenti insomma potrebbe bloccarsi la situazione un po' per tutti. E poi su Massimo Cristiano? È un altro candidato sempre di centrodestra. Abbiamo parlato di tre candidati di centrodestra, è la Morano con il Partito Democratico, io insieme a Francesco Grandinetto stiamo lavorando per aggregare, diciamo, questo dimostra che questa trasmissione non ha colori politici, noi vogliamo conoscere i personaggi che affronteranno questa nuova campagna, ma è giusto farli conoscere ai cittadini, anche quelli già famosi, che delle volte si dimenticano. Ma quale famosi nel senso cittadino? Va bene, ma allora, la politica siete famosi, perché se tu sei stato vice sindaco. Comunque siete volti noti. Conosciuti. E proprio per questo avete la maggiore responsabilità, perché una volta riconosciuti per strada, uno poi non ha più credibilità. Perché? Ed è quello che è successo, quello che succede e magari succederà. Abbiamo una telefonata. Bene. Pronto? Buonasera a tutti voi. Buonasera. Con chi parliamo? Io sono Tonino da Lamezia. Tonino da Lamezia. Bene, buon pomeriggio. Prego. Buon pomeriggio a voi. Prego, allora, io volevo solo dire una cosa abbastanza semplice a Lamezia. Con tutti questi personaggi che si vogliono presentare per sindaco, sì, non ce n'è uno che capisca di politica. Sono persone e personaggi bravissimi nel settore, al loro del proprio lavoro che occupa del loro lavoro, però la politica è una cosa diversa. Tonino, ma perché quindi dice che non ce n'è uno che ne capisca di politica? Perché lei è un cittadino lametino, giusto? No, perché se si parla di Ruggero Peña e lui è fantastico nel suo lavoro, si parla di altri personaggi, sono bravissimi nel loro lavoro, sono persone grandissime nel loro lavoro, nel loro campo. Cioè lì c'è la politica, è una cosa seria. Quindi se noi abbiamo avuto la politica in passato, ultimamente abbiamo avuto l'avvocato Mascaro, ahimè non l'hanno fatto governare, perché l'unico che poteva dare una mano alla media era Paolo Mascaro, però se lo sono giocati. Non è che è stata l'intrusione mafiosa, non è che era lui, ci mancherebbe, lui è una persona squisita, una persona sana, una persona seria, è una persona capace di poter governare la mezza. Però all'opposizione non gli piaceva, quindi non l'hanno fatto governare, è inutile che parliamo, ci perdiamo in chiacchiere, l'unica cosa è questa. Gli altri politici che abbiamo, che possono fare politici, non hanno mai pensato di fare il bene di Lamezia, hanno pensato solo a fare il bene di Catanzaro, non di Lamezia. Perché i nostri politici sono abbinati a Catanzaro, non c'è niente da fare, mettetevelo in testa, la politica lametina è solo ed esclusivamente un collegamento per Catanzaro, per rovinare Lamezia. Pensate questo e vi ho detto tutto. Tonino, aspetti, quindi, che c'è la risposta di Milena Liotta, così le risponde. Su questa dichiarazione che ha rilasciato il signor Tonino, cosa puoi rispondere? Io capisco il signor Tonino, il suo spirito di sostegno a favore dell'avvocato Paolo Mascaro, però una piccola precisazione la voglio pur fare. Certo. Cioè quando lui dice l'opposizione
ha voluto insomma fare del male a Mascaro, dice una cosa infondata, una cosa che non sta né in cielo né in terra, perché dobbiamo essere onesti con la nostra città, signor Tonino, e noi cittadini per primi dobbiamo usare il linguaggio della verità. L'opposizione fa la sua parte all'interno di un consiglio comunale, può non votare una delibera, può opporsi a un'iniziativa, può alzarsi e uscire dall'aula, ma non può mettere in discussione la legalità o gli atteggiamenti legalitari di un sindaco. La nostra città purtroppo, Tonino, ma purtroppo, io lo dico con l'amaro in bocca, non lo dico perché sono contenta di quello che è accaduto, a me quello che è accaduto mi ha fatto tanto male, mi sta facendo tanto soffrire, come madre prima di tutto, prima ancora che come cittadina, perché io ho dovuto convincere mio figlio per fargli capire che la politica non è vero che è tutto un malaffare, che sono tutti disonesti, che sono tutti truffatori. Dico, tu mamma la conosci, ma tu mamma sei una mosca bianca, per questo non dovresti fare politica. Quindi io devo dare una risposta a mio figlio per primo e fargli capire che quello che lei dice non è una verità, perché la verità è che in questa città c'è stata un'indagine durante la competizione elettorale precedente e purtroppo, disgraziatamente, siamo stati inseriti all'interno di un'indagine che ha visto nostri consiglieri comunali coinvolti. Questa è la verità. Non che qualcuno ce l'aveva con Paolo Mascaro. Si è fatta una domanda che all'avvocato Mascaro l'hanno assolto. No, l'avvocato Mascaro non l'hanno assolto, hanno perché sciolto l'hanno il nostro comune. Perché l'hanno reinserito nuovamente a fare il sindaco? E glielo spiego, Fatevi queste, sì. fatevi queste domande. Sì, glielo spiego. Perché uno più uno fa due. Io non capisco niente di politica, io non capisco niente di politica perché non sono un politico, non faccio politica. Un minuto, Tonino. Di quello che vedo, di quello che e di quello che dite voi altre, a me mi porta a questa risposta, mi Sente? Tonino, un minuto, blocchi un minuto. No, volevo dire, ti risponde quando tu dici è stato ammesso e poi tolto di nuovo. Stiamo parlando del ricorso al TAR del Lazio, sì, che venne rimesso e poi sì. Vuoi rispondere alla domanda? Sì, certo che rispondo. Per essere chiari, perché per essere chiari, perché purtroppo quando la politica smette di svolgere il suo ruolo, no? Perché eticamente si svilisce, subentra il mondo giuridico. Allora, quando l'avvocato Paolo Mascaro fa ricorso contro lo scioglimento del Consiglio Comunale, nel merito discute e dibatte della sua giunta. Quindi il TAR gli dà ragione perché non era la giunta oggetto dello scioglimento, ma il Consiglio Comunale. E quindi a quella precisa domanda, il TAR risponde, ha ragione Paolo Mascaro, la sua giunta non aveva problemi e quindi lo reinserisce alla guida della città. Ma questo non significa che non c'erano problemi, i problemi c'erano, ci sono purtroppo e sono stati confermati dalla sentenza del Consiglio di Stato, non da Milena Liotta. Signor Tonino, ma no, se la immagina che potere posso avere io per mettere in discussione? Io dico, i nostri telespettatori, signor Tonino... Non sto parlando del titolo, o della persona, o di Milena Liotta o di altri, io parlo della politica tutta. Ne parla in generale, Allora, in realtà i nostri generale, telespettatori non parlo del hanno singolo, della persona. Sì, lo sappiamo, lo sappiamo. Tutta. Signor Tonino, visto che c'era finalmente una persona adatta a poter salvare la media e l'hanno messa in una fossa. Rispettiamo il suo pensiero, Paolo Mascaro l'avremo martedì. Ecco, Paolo Mascaro ci sarà qua con noi martedì. Settimana prossima. E insomma, grazie signor Tonino per la sua testimonianza. Insomma, ci segua. È una mia opinione. Certo. Ed è giusto che le abbia chiamato. Rispettabilissimo. Io posso capire quello che voi dite, ma non li condivido, avete capito? Io non sono contro quello che dite, ma non li condivido. Allora, è giusto che lei abbia fatto sentire la sua voce, così come faranno tutti i cittadini di La Mezza Terme. Grazie, Tonino. Ci chiameranno. Grazie. Buona giornata. Grazie a tutti, allora, la Vision per quello che fate. Grazie. Siccome c'è la tua debolezza. Allora, noi ringraziamo il signor Tonino, invitiamo tutti, sono le 15 e... 49, invitiamo tutti da casa a contattarcelo 0968 52 20 24 oppure su WhatsApp 339 311 5829, ma vogliamo sentire comunque la vostra voce. Milena, dopo che bevi questo sorso d'acqua,
Tra le tante dichiarazioni che poi sono uscite, perché io ho letto qualcosa su di te, ad un certo punto tu parli di un lavoro unitario per migliorare la situazione della Lamezia Terme, ma anche per portare avanti alla Lamezia quella del 2020-2030. Tu addirittura stai guardando molto in oltre. Ma io penso che la politica... E allora ti vorrei chiedere, come immagini tu la Lamezia del 2030? Sei ottimista sicuramente, certo, in questa fase. Guai fare no, politica. Sono 10 anni di governo. Guai fare politica governo, senza ce avere. Ce la vogliamo, 10 anni di governo. Guai a fare politica senza avere non solo una visione, una vision, bravo, perché si lavora su un doppio binario, certo, no? Certo. C'è una mission e una vision, come si suol dire, come parlano quelli bravi, ma soprattutto devi avere un sogno, cioè senza immaginare veramente la tua città in una condizione di totale, come dire, quasi eterea, no? In una visione quasi eterea di sogno, vuol dire che non hai le carte giuste da giocarti per fare politica. Perché? Perché è vero che noi oggi partiamo da una situazione in cui la città grida disperata ordinarietà, quotidianità, ridateci i servizi, rimettete a posto le strade, pulitele, togliete i rifiuti dalle strade, fate funzionare l'illuminazione pubblica, fate sì che i cortili delle scuole sono ordinati e puliti prima dell'inizio dell'anno scolastico, che le mense scolastiche funzionino, fate che la viabilità sia diciamo migliorata. Chiedono cose normali, scontate. Ma questa per me si chiama ordinaria amministrazione. Cosa che non c'è stata. Cosa che non c'è stata e che dobbiamo innanzitutto. Bisogna partire da questo, dico sempre. Purtroppo dobbiamo partire da questo. Poi i massimi sistemi arrivano dopo, vediamo piano dopo. Piano. Infatti io c'è stato un tempo in cui dicevo ci dobbiamo rioccupare delle buche nelle strade. E non è, credetemi, gratificante per chi fa politica come me. Chi fa politica come me, per questo io dico sono un politico, non faccio politica. La politica è fatta di studi, di conoscenze, di conferenze programmatiche, di visioni, di comprensione del territorio. Il territorio lo devi annusare, devi sapere che cosa accade in quella parte di città, di che cosa ha bisogno quella parte di città. E addirittura ci sono oggi nuovi strumenti che aiutano la politica ad intervenire in maniera seria sui propri territori e a fare cose straordinarie. Considerate che c'è una forma che si chiama urbanistica tattica che serve proprio ad intervenire in maniera mirata e con micro interventi nei vari quartieri dove i cittadini per primi sollecitano un intervento della pubblica amministrazione del comune per migliorare la qualunque. Questo quindi per dire questo succede nelle nostre emittenti che arrivano segnalazioni quello che dovrebbe fare al comune. Bravo. E quindi noi diciamo, serviamo qua l'ufficio che il giorno che recepisce tutte le lamentele del cittadino, dovrebbe fare il comune. Ma è normale che una televisione. Bravo, che come mi chiedeva Chiara, dice ma qual è la tua grande visione di Lamezia? Ma Lamezia è una città, ragazzi, che di cui alcuni ancora lamentano la mancata coesione, no? Di fatto è una città che ancora non è riuscita a crearsi un'unica identità, no? Abbiamo spesso parlato di questo problema identitario, soprattutto durante la stesura del piano strategico comunale, perché c'è stata questa conflittualità tra le tre ex città che si sono unite. Quindi l'identità cittadina però di fatto è cambiata, è mutata, nonostante i lamentini. E quindi noi oggi dobbiamo avere la capacità di rileggere questa nuova identità e di capire oggi la città che cos'è in grado di esprimere al meglio sul piano della logistica e della viabilità, sul piano del turismo. Io su questo punto, per esempio, siccome lo ritengo un punto legato alla vision, chiamiamola così, rispetto alla nostra città, ci ho lavorato molto e vi faccio un esempio pratico per far capire ai cittadini come intendo lavorare. Quando una città parla di turismo, visto che la nostra non è una città turistica, questo ci deve essere ben chiaro, ma lo potrebbe diventare. Allora, se noi vogliamo parlare di turismo a Lamezia, dobbiamo innanzitutto capire qual è la nostra offerta, perché il turismo si muove sulla base dell'offerta, di quello che tu sei in grado di proporre ai tuoi potenziali turisti, e non passeggeri, turisti, cioè gente. Bravo, il turista è un'altra cosa, è colui che si ferma per notte, consuma almeno per tre giorni perché consecutivi. Ad oggi non vengono perché non c'è niente da proporre, a parte le tali notturne. C'è gente che io feci, forse te lo ricordi, un'inchiesta proprio sul passeggero che arriva da Lamezia. Cosa fa? Lei è arrivata da Lamezia, conosce Lamezia? No, non sapeva neanche che Lamezia era una città. Pensavo che era un aeroporto messo in una piana. Sì, in una periferia. E veramente ci siamo rimasti, perciò il discorso che fai tu adesso, bisogna programmare, perché noi non abbiamo passeggeri. Bravo, bisogna programmare. E allora,
Lo dico per fare un esempio pratico. Se parliamo di turismo, vuol dire che noi la locomotiva che piazziamo, no, alla guida di questo grande progetto che si chiama turismo, deve avere agganciati dei vagoncini che vanno tutti nella stessa direzione. La Milena scrive, quindi, ma voi non la vedete da casa, quindi, le fa i disegni. Quindi sì. Questa locomotiva dovrà trainare un primo vagoncino che si chiama mare pulito, quindi ATO, ambito territoriale omogeneo. Che significa? Significa depurazione, significa collettori, significa tutta quella infrastruttura, l'ambiente. Bravo, legato all'ambiente, che ti consente di avere la prima risorsa fruibile, che è il mare. Il secondo vagoncino si chiama ricettività, quindi strutture alberghiere. Per fare questo che cosa serve? Servono i piani spiaggia, serve un piano strutturale comunale di ampio respiro che non deve essere sicuramente espansionistico, perché non ne abbiamo bisogno, perché abbiamo 5.000 appartamenti iscritti, ma abbiamo bisogno di attrezzare una costa e quindi di creare una ricettività. Un piano spiaggia. Serve una città che sia decorosa e accogliente. Certo. Cioè, noi non possiamo tenere i turisti con la spazzatura e i cumuli di col castello aperto, significa archeologia, scavitelli aperti, museo archeologico, guarda quante cose abbiamo. Il museo diocesano che dimentichiamo. Bravo, il museo diocesano. Tutti dimentichiamo che noi abbiamo. Significa teatri, significa centri storici, significa. Ma dimentichiamo che noi abbiamo culturali. Un museo diocesano che io sono stato dentro, una storia che non conosce nessuno. È uno dei musei più belli che c'è in Meridione. Cioè. Ma noi come Curia siamo molto ricchi. Io ho un progetto proprio tra la Curia e il Comune che vorrei mettere in pratica. E poi c'è il grande progetto del sole. Finisci mi scontrando perché sennò deve essere. Finisco da disegnando un treno. Sì, perché con nel tempo devo fare altre domande. Un treno. No, serve il trenino. Con i vagoncini. Però diciamo, ci far capire per far capire come si programma e come si struttura un'idea politica in una città. Non basta uno slogan, una parola per dire. Faremo turismo, come? Con che cosa? Con quali proposte? Poi ho un cruccio ormai, guardando la città con attenzione, no? Perché ecco, qual è l'attività da politico che fai? Osservi, l'attività principale, osservi e ascolti. Ascolti anche la città, non solo le persone, ascolti la città anche le pietre, oserei dire. E nel fare questo io mi sono accorta che noi abbiamo una grande risorsa, o meglio, insieme ad altri, tanti lo dicono, noi abbiamo una risorsa eccezionale che sono le acque. Noi abbiamo acque sulfuria, certo, acque fluviali e acque marine. State tanti che dei progetti, guarda che quindi io la Mezza Terme non sono mai state. No, io rispetto alle terme vorrei dare ai cittadini, vorrei lanciare un messaggio completamente nuovo, quasi dirompente rispetto a quello che è stato detto nel passato. Cioè le terme, come abbiamo sempre visto, sono state un problema piuttosto che una risorsa, no? Perché le abbiamo sempre vissute come un vincolo, come un'impossibilità, bravo, sono perché c'è una convenzione. E io c'hanno proprio una concessione, bravo, che durerà una vita. Bravo. Quindi io voglio andare diciamo che i pubblici c'è quella. C'è quella la famosa urna, perché insomma, allora io voglio andare, ricordo che quelle terme delle città hanno fatto la fortuna dell'economia delle città. Ma per questo per esempio, una cosa che voglio proporre a voi politici, ti volevo fare l'unica città d'Italia che non esiste, cioè se tu hai 2.000 albergo non paghi la tassa di soggiorno. Qui si paga in tutte, la mezza non esiste. Invece bisogna poi noi abbiamo lanciato con Tonino Magruda nella rassegna stampa un'altra idea. Ma tu sai che se vai, tu hai viaggiato sicuramente, mi ricordo con tuo marito, hai girato all'estero, quando atterri in aeroporto paghi le famose, certo, l'addizionale. Chi arriva dall'internazionale, l'addizionale. Paga l'addizionale, paghi 10 euro, 10 dollari per essere arrivato a quell'aeroporto, e che vanno al comune che ospita il territorio. Vanno alla società che gestisce i servizi. Che poi vanno anche al comune. Potrebbero andare per, per il comune. Pensa a quanti milioni di abitanti facciamo. È una proposta che dico io. Noi siamo scarsi 71.000. Quanti passeggeri arrivano? 2.600.000. A un euro loro, quanto sono? 2.600.000. Sentirebbero le casse del comune, 2 milioni, ci sono città, cioè, ma guarda che i soldi, basta, non è un problema, ci vogliono delle idee per ripetere. Giovanni, allora dobbiamo dire, dobbiamo sfatare un mito, i cittadini devono sapere che non è un problema di soldi. Oh, non è un problema di soldi, è un problema non solo però poi deve avere di programmazione, è un problema di idee fondamentale. Prendere i soldi. Sì, cioè però il comune avrà questi soldi da poter. Ma è semplice, ragazzi, io siccome ho questa idea sull'area
difesa, parco umitoio, Caronte. Per questo dico vado al di là delle terme, cerco di guardare la città attraverso la sua omogeneità. Quella parte di territorio, no, se tu la osservi bene, ha questa omogeneità di acque, di beni archeologici, di parchi naturalistici, cioè ha una sua identità. Se tu questa sua identità, attraverso uno strumento che si chiamano CIS, contratti istituzionali di sviluppo, che oggi vanno a finanziare... Sì, ma se poi non presentiamo un progetto valido e ce lo bocciano e i soldi vengono destinati ad altro... Noi non siamo stati capaci, parlo in generale, non siamo stati capaci in tutte le nostre amministrazioni di presentare, anche la regione per la verità, di presentare dei progetti sostenibili per dire sì, questi soldi ve li diamo. Noi non siamo stati in grado di presentare progetti e poi i soldi che non ci danno noi vanno ad altre regioni. No, tornano addirittura indietro. E vengono persi. I soldi della Comunità Europea addirittura tornano indietro. Bisogna programmare, progettare e poi presentare. Allora, bisogna naturalmente avere un'idea. L'idea naturalmente nasce dall'osservazione e dalla competenza politica, perché quell'idea se la traduci poi in una scelta concreta ha delle ricadute fondamentali. E naturalmente devi avere una struttura comunale che attualmente non esiste, perché purtroppo lo sappiamo che il nostro comune è depauperato sia di risorse umane che di risorse finanziarie, però esistono i metodi, non mi fate dare suggerimenti no, miei competitor, però esistono degli strumenti per recuperare sia le risorse che gli strumenti finanziari. Ti voglio fare una domanda perché è importante, è uscito stamattina sul giornale, ed è giusto che te la faccio, che poi la farò domani agli altri. Tu sai che Cotticelli sicuramente il commissario. È il commissario straordinario dell'ASP di Catanzaro, giusto? Bene, ieri dispone 429 assunzioni in ASP ospedale di tutta la provincia di Catanzaro. Bene, noi stamattina abbiamo aperto il giornale e abbiamo scoperto, nostro malgrado, che in tutti gli elenchi delle persone che devono essere assunte hanno dato, per esempio, ti faccio un esempio, qua insomma ci sono tutti Crotone 4, insomma Catanzaro 11, Ciaccio 16, insomma tutte le strutture ospedaliere della provincia di Catanzaro sono state date rimpinguate di personale. La Mezzia Terme, questa è colpa di chi è? Questa è una cosa gravissima. Questa è gravissima. Qua manca la Mezzia, l'ospedale della Mezzia manca su questo elenco, è una vergogna. Voi politici che andrete ad amministrare, questo dovete stare attenti a queste cose. Per stare attenti, perché la Mezzia è sempre penalizzata. Giovanni, queste scusa, sono cose. No, hai ragione, Carlo, hai ragione, ti capisco. Queste sono cose gravissime, ma io voglio dire una cosa. Forse Cotticelli non sa che esiste il Giovanni Paolo II della Mezzia Terme. Non lo sa, forse voglio dire una cosa alla bisogna ricordarglielo. Allora, noi su questo tema, quello dell'ospedale, il gruppo a cui faccio riferimento, ha lavorato in sinergia con il Tribunale del Malato, con l'associazione che si occupa appunto dell'ospedale, e ha cercato in tutti i modi di essere presente e coinvolto sui tavoli dove si discute di assistenza sanitaria, perché questo è un tema cruciale. È un tema cruciale insieme ad altri che riguardano ad esempio la restituzione, cioè il centro protesinale. Io perché ne ho parlato insistentemente durante questa fase preelettorale? Perché sono le grandi questioni, e questa dell'ospedale non può essere assolutamente sottovalutata. È principale, è fondamentale, la salute è un asse, è un fulcro intorno al quale ruota non solo il nostro diritto fondamentale ad essere curati e assistiti, ma ruota un indotto, ruotano dei posti di lavoro, ruota un'economia, ruota la dignità di una città come la Mezzia Terme. Vai, Maria, perché... Ma un'ultima battuta, perché sono le 16.03, avete pochi minuti ancora per telefonare allo 0968 52 20 24, non ci mandate messaggi dopo perché poi non possiamo leggerli una volta finita la trasmissione. Milena, si tende a non umanizzare un sindaco, no? Quindi a vederlo come un supereroe, probabilmente quello che, di cui la città adesso ha bisogno. Però la domanda te la faccio tra poco, perché Tiziano dice, domanda per la signora Liotta, si parla di esperienze politiche e non di fallimenti o di opportunità da cogliere o di programmazione. Ma lei crede veramente che il fatto di frequentare una sede di partito o sedersi ad una sedia ascoltando le direttive che arrivano da Roma siano esperienze politiche e che chi lo fa si può dire politico?
non ritiene che la politica sia servizio e abnegazione nei confronti del cittadino. Purtroppo la Lamezia pecca da 50 anni di veri, ripeto, veri politici mai esistiti sul territorio. Le migliori realtà in Calabria e le eccellenze amministrative non vengono dai colletti bianchi o delle lauree, i massimi sistemi, ma dalla gente umile, dalla strada, la gente del fare e non dei proclami. Lei, si ritiene una persona vicina al popolo o è che in questi anni ha combattuto per esso? Milena, che ha risposto anche. Rispondo. Già, però, come si chiama l'amico Tiziano? Tiziano. Io rispondo a Tiziano, che ha fatto una bella disamina, diciamo. Rispondo sui due aspetti principali. Intanto all'ultima domanda. Io penso di essere una popolana. Io sono figlia di una parrucchiera e di un pescatore, quindi diciamo che anche il ceto cucini bene il pesce. Bravo. Abbiamo capito. Quindi diciamo che il ceto familiare mi tiene sempre agganciata. Facciamo l'ultima domanda. Però aspetta, rispondo perché è un'osservazione puntuale rispetto al fatto che un buon politico non è quello che frequenta le sedi di partito. Io dico, rispondo a Tiziano dicendo: purtroppo i partiti hanno svilito i loro ruoli. Stare all'interno di un partito è sempre stata la palestra principale per essere dei buoni politici. Per quanto mi riguarda, non ho soltanto, tra virgolette, scaldato la sedia all'interno di un partito, ma io ho avuto esperienze politiche sul campo, cioè i cittadini lametini hanno avuto modo di vedermi operare sia in qualità di consigliere comunale, quella è politica attiva, sia in qualità di assessore, quella è politica attiva e anche gestionale, perché lì fai scelte dirette con delle direttive che dai agli uffici, e sia nella veste di vice sindaco, dove è ancora più difficile, diciamo, entrare nelle dinamiche dell'agone politico e nella sua complessità. Quindi fare politica è un insieme di cose. Poi ciascuno di noi fa politica, anche nella propria vita, nella propria quotidianità. E allora, perché appunto domanda che è più una curiosità. Sì. Noi siamo abituati ad attribuire al sindaco colpe, bene, gioie, insomma tutto. No? Sì, vi addossiamo determinate cose, infatti vi vogliamo anche umanizzare con questa trasmissione. Cosa succede una volta arrivati a ricoprire il ruolo, una volta seduti lì, arrivano le persone a chiederti: ah, ma io sono amico di, ma io sono... E questi sono stati un po' i problemi che in questi anni hanno circondato la Lamezia Terme. Quanto è difficile dire di no? Cioè, tu saprai dire no, io non voglio schierarmi con te, no? Per me sarà semplicissimo e ti dico perché. Perché la prevenzione è fondamentale in questi casi, nel senso che quando si prepara una campagna elettorale, quindi si predispone una lista e si mette in campo una squadra, quello è già un primo momento di selezione. Questa selezione ti permette di lavorare con una certa serenità, allora, e di non avere all'indomani chi viene a bussare alla tua porta. Per abbiamo un'altra telefonata, allora, l'ultima telefonata. Vieni da parte questa. Sì, pronto? 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 Buon pomeriggio. Pronto? Pronto? Con chi parliamo? Pronto? Con chi parlo? Con chi parliamo? Pronto? Pronto? Sì? Non ci sente la signora. Pronto, ci sente signora? Pronto? Sì, come si chiama? Io sono la signora Maria Grazia. Prego, vai. Volevo intervenire perché sto seguendo con attenzione il dibattito. Prego, signora. Intanto mi complimento per la forma in cui il discorso si sta svolgendo, perché ha un andamento garbato, pacato, senza animosità, che spesso è affettata, mi lasci dire. Grazie. E che però non per questo meno incisivo. A mio avviso sta riscuotendo anche il consenso di noi ascoltatori. Questa è una cosa che ci fa piacere ed è grazie a voi se ne facciamo gratifica il programma. Poi volevo dire... Posso continuare? Certo, certo, prego. Allora, volevo dire che la dottoressa Diotta sta evitando il solito elenco della lavandaia a cui noi ascoltatori siamo abituati. E mi lasci dire, in modo anche piacevole da seguire, sta esponendo un programma che non è uno specchio per le allodole. Io la ricordo sempre impegnata, molto concreta, e ha una
anche, e con un'abnegazione che ho seguito anche nel tempo, no, dimostra che non è una new entry, ecco. Quindi chi ha esperienza che politica? Ha tutte le doti per poter realizzare insomma questo percorso positivamente, questo percorso politico. Ecco, è dolce, è molto, molto presa, con molto entusiasmo, però io la ricordo sempre alla Bismarck, col pugno di ferro nel guanto di velluto. Bene, grazie. Signora, noi la ringraziamo, continua a seguirci. Complimenti per la trasmissione, grazie. E auguri. Grazie a lei. Maiora Semper. Grazie, buona serata. Bene, siamo in chiusura, abbiamo chiuso in bellezza, diciamo. Non ho capito, è la signora Maria Grazia, che ringrazio naturalmente perché fa un doppio lavoro nei miei confronti, sì, sul piano psicologico. Da una parte mi dà un'iniezione di incoraggiamento, di forza ad andare avanti, dall'altro mi carica di responsabilità ulteriore, Milena, sì, che abbiamo e che dobbiamo mantenere. Esatto, Milena, noi ti ringraziamo per il momento. Ci sarà, come dico, sono a tutti, sicuramente un girone di ritorno. Senza di voi ci incontreremo e ne riparleremo. Parleremo di tante cose. Allora, ci vediamo domani. Stessa ora, alle 15. Alle 15, alle 16. Poi le repliche, che sono importanti. Le repliche, adesso diciamo. Domani ci sono tutti i giorni le repliche, stasera alle 22. Sempre su City Television, domani mattino alle 7 e domani alle ore 13 in diretta, e poi alle 15 in diretta domani, e poi sul canale YouTube dalle 18 di stasera in poi, fino sulla mezza strada. Milena, domani abbiamo Domenico Forgiuele, quindi è qui con noi, e poi domani lanceremo gli ospiti tutti della prossima settimana, e vi assicuriamo che sarà una ci saranno tutti, ne vedremo delle belle settimane di fuoco. Un grande in bocca al lupo alla nostra Milena. Viva la trasparenza, ti auguriamo buona trasparenza a te e buon lavoro, perché ne hai tanto. Tanto bisogno. E l'augurio che faccio naturalmente lo estendo a tutti i concittadini, che sia una competizione elettorale pura, pulita, che sia onesta e che sia capace di dare alla città quello che si merita. E che vinca il migliore, che sta col cittadino, direi. Ciao a tutti, grazie. Ci vediamo domani alle ore 15, seguiteci in replica. Ciao a tutti. Grazie. Thank you.